Quello che vi propongo effettivamente è un esperimento. È un esperimento che quando me lo riguardavo stamattina dicevo, cavoli, vengo a un comunque seminario, a un incontro legato alla biologia e di biologia sì, ci sarà qualcosa, ma evidentemente vista la mia formazione non ci sarà poi così tanto. Vi propongo un esperimento perché quando Serena mi ha proposto il tema lei mi ha detto, hai voglia di parlare dell'alieno? E allora la mia mente è andata subito a pensare, ma chi è l'alieno? Che cosa si intende con alieno? Mi piace tanto andare a rivedere le etimologie, perché credo che nell'etimologia ci sia nascosto il senso profondo e sia una sorta di riassunto, di sommario, in cui troviamo anticipato quasi tutto, e allora mi piaceva partire da qui. Evidentemente l'etimologia di alieno è facile, perché viene da alienus e quindi vuol dire altro, però per estensione vuol dire anche l'estraneo, vuol dire chi è altro, chi è diverso. E mi sono detta, ma chi è che è così diverso e chi è il primo incontro che facciamo e che tanto ci spaventa? Chi è il primo estraneo con cui abbiamo a che fare quando arriviamo in questo mondo? Sì, evidentemente sì, perché il primo che incontriamo è la mamma, ma la mamma non fa paura, la mamma abbiamo imparato a conoscerla, con la mamma abbiamo creato un legame, la sua voce ci ha aiutato. E invece noi quando ci vediamo per la prima volta nello specchio, vedremo che comunque anche la psicanalisi l'ha studiato tanto come tema, però è un po' un trauma. E quindi le due figure che ci seguono in questo percorso saranno lo specchio e questo specchio particolare, volutamente uno specchio particolare, perché non ha un riflesso ed è uno specchio che nella realtà non esiste, perché ogni specchio riflette qualcosa, evidentemente. E l'altra figura che terremo come guida sarà quello della maschera. Questa maschera è provocatoria perché è una maschera che corrisponde alla maschera del nostro immaginario, ma vedremo che ci sono altre maschere che ci appartengono molto di più rispetto a quest'idea di maschera. Questi due strumenti saranno la guida che ci guideranno nella domanda delle domande, che è la domanda edipica. E sono strumenti apparentemente banali, ma evidentemente fondamentali. Partiamo dallo specchio. Lo specchio ha sempre avuto una sorta di mistero. Ancor prima della sua esistenza in quanto tale, le prime forme di specchio che possiamo definire tali risalgono al VI secolo, però nell'acqua l'uomo si è sempre specchiato. Anche l'uomo delle origini vedeva qualcuno nell'acqua e aveva imparato a raccontarsi o aveva deciso che quello che lui vedeva nell'acqua, nel fiume, nel lago, altro non era che il suo doppio, ed essendo il suo doppio era la sua anima. Questo presupposto sta un po' alla base di una serie di preconcetti o comunque di tradizioni che tengono lo specchio e che danno allo specchio una valenza importante. Se andiamo molto nell'antichità, ritroviamo gli Aztechi che erano soliti mettere delle ciotole d'acqua al di fuori delle loro case. Perché? Perché loro dicevano così, i demoni quando arrivano e vogliono entrare a spaventare noi, vedono loro, si spaventano e scappano. Più tardi le donne indiane o le donne europee hanno riutilizzato lo specchio come strumento di protezione e di fatto l'idea di base è rimasta la stessa, perché c'erano gli specchietti sulle coperte delle donne indiane e gli specchi sui lati del letto e quindi sempre una protezione nel sonno, nel momento in cui non si può stare vigili. E poi, se parliamo di specchio, non possiamo fare a meno di parlare di Narciso. Userò un po' di quadri perché credo che il quadro aiuti a focalizzare l'idea. La storia di Narciso la sappiamo, ma
quello che a volte si dimentica o che nel racconto gli si dà poco peso è l'importanza di Eco. Eco chi è? Eco in fondo è un altro specchio, perché Eco cosa fa? Ripete, ripetendo riflette tutto quello che viene detto e quindi è una sorta di specchio virtuale. Eco, Narciso non la vede. Narciso non vede Eco e Narciso non vede se stesso. Narciso non si riconosce nell'immagine che vede nel fiume, ma perché Narciso è solo. Narciso non può riconoscersi. Nel momento in cui non c'è nessuno che gli dice, quelle due tu, quel corpo che tu ti senti e quel volto che tu vedi sono lo stesso. Nel momento in cui lui è solo, è come se Narciso non esistesse. E poi e rifiuta lo sguardo dell'altro perché rifiuta la presenza di Eco. E comunque, se riprendiamo il mito, il dotto Tiresia, interrogato sul destino di Narciso, aveva detto che Narciso sarebbe vissuto solo se non avesse conosciuto se stesso. Però l'oracolo di Delfi, e quindi un po' la base di tutta quella che è stata la filosofia, ma di quello che è il nostro essere, diceva esattamente il contrario. Conosci te stesso. Se non conosci te stesso, non potrai mai entrare in relazione con l'altro. E anche qui c'è una circolarità che vedremo, perché io per conoscere me stesso ho bisogno di andare a sbattere contro un altro, e quell'altro chi è? Quell'alieno siamo, il primo alieno siamo sempre noi. L'altra cosa che, parlando di specchio, non si può fare a meno di notare è che abbiamo bisogno del nostro doppio e quindi dell'incontro con noi stessi nello specchio, ma che tutto il nostro mondo è fatto di immagini, ed essendo fatto di immagini è un mondo che è differente tra ognuno di noi ed è una sorta sempre di quadro. In questo quadro è un quadro che è diverso per ognuno di noi, è un quadro in cui però noi non compariamo mai e quindi noi abbiamo a che fare con delle immagini. Il nostro primo incontro è con un'immagine, che è la nostra immagine, e non vediamo mai noi stessi. Questo è il motivo per cui alcuni dicono che lo specchio è una protesi. Lo specchio è una protesi importante che ci permette di vedere il nostro occhio, perché altrimenti con l'occhio vediamo tutto tranne noi stessi. E poi Lacan. Lacan nel 1936 aveva fatto un primo convegno in cui aveva provato a parlare dell'importanza dello specchio per il bambino dopo i primi 6 mesi. Lacan nel 1936 iniziò a parlare e in questo convegno di psicoanalisi hanno pensato subito che quello che stava dicendo era un qualcosa di senza senso. Non è arrivato neanche al decimo minuto e l'hanno interrotto. Dopo 13 anni, nel 49, Lacan ci riprova. A un convegno internazionale a Zurigo ritorna a parlare dello stadio dello specchio e dice: non possiamo prescindere dallo specchio per poter arrivare a capire chi siamo. E arriva a teorizzare che ci sono 2 fasi, no, meglio 3 fasi. Una prima fase è quella del corpo in frammenti e quindi è quella del bambino nei primi 6 mesi. Il bambino nei primi 6 mesi vede lo specchio e cosa fa? Ci gioca con quel bambino, cerca il bambino che sta dietro perché quella per lui è realtà. Dopo i primi, e il suo corpo è un corpo che è definito corpo in frammenti perché è un corpo che è fatto di mani, di piedi, di pancia, ma è un corpo che non ha un'idea unitaria. Dopo compiuti 6 mesi circa, il bambino riesce a riconoscersi in quell'immagine che vede nello specchio, riesce a capire che il suo corpo è un'unità, ma riesce a riconoscersi in quell'immagine grazie, e a prescindere di quello non può farlo, è grazie alla sua mamma, grazie alla mamma che indica i 2 bambini e gli dice: guarda che tu sei quello, quello che tu vedi e quello che tu senti siete la stessa cosa. Il bambino lo può fare, ed è la cosa che non ha potuto fare Narciso, perché comunque della mamma si fida.
Il bambino si riconosce e arriva così ad avere un io che si sente, un io interno, diciamo, che Lacan definisce come lo je, e un io che vede, che è il suo corpo unitario che vede nello specchio, che è il suo moi. Però possiamo dirlo anche in termini più semplici, perché di fatto lo je è quello che noi raccontiamo, è quello che desidera. Lo je è quello che ci sopravvive dopo la morte, lo je è quello che potremmo quasi chiamare l'anima, per semplificare. Mentre il moi è il nostro corpo, è la nostra immagine, quello che vediamo nello specchio, è quello che muore. E quindi Lacan arriva a teorizzare in un modo diverso rispetto a quello che si era detto prima, il fatto che esiste un io sempre duale, un io che è sempre composto da uno je e da un moi, e quindi da un'entità spirituale e da un'entità materiale, o detta con le parole di Lacan, da un'entità immaginaria e quindi da un mondo immaginario, che è il mondo delle immagini nello specchio, e da un'entità simbolica, che è lo je, che è quello che definiamo con il nome, che è il nostro nome. Però noi possiamo conoscere questi due io sempre e solo grazie a questo specchio, e questo specchio per questo diventa non solo uno strumento, ma diventa una soglia importante, perché è la soglia che in qualche modo dobbiamo provare ad aprire, ma che non potremo mai aprire, perché non potremo mai far coincidere lo je e il moi, ma è una soglia di cui dobbiamo essere consapevoli. Infatti, la soglia dello specchio ci ricorda che dobbiamo essere spettatori di noi stessi prima di poter essere noi stessi, che dobbiamo conoscere noi stessi per conoscere l'altro, e che abbiamo bisogno dello sguardo dell'altro, e c'è una circolarità. E Lacan dice anche, ricordatevi però che l'altro può anche essere una cosa. E lui racconta un aneddoto in cui dice che era nel mezzo del mare e lui ha capito di esistere perché la sua esistenza si è riflessa su una scatola di sardine, e quindi abbiamo bisogno di entrare in relazione con il mondo. Motivo per cui Lacan alla domanda: un bambino chiuso in una stanza appena nasce e questa stanza non ha né porte né finestre, ma poniamo una porticina da cui gli viene portato il cibo, questo bambino non esiste. Non esiste perché non entra in relazione con il mondo. È evidentemente una provocazione, ma che è una provocazione che ci risulta anche utile per quello che è il discorso di questa serata. E poi questo quadro di Magritte, come tutto Magritte, è enigmatico. Questo quadro è un quadro fatto su commissione. Siamo in un museo e mi piace l'idea di usare un po' di quadri. Edward James, che è un nobile, un ricco, chiede a Magritte di fargli un ritratto. E il risultato è questo. A un primo sguardo non si capisce che quello è uno specchio. Sembrano semplicemente due persone messe una in fila all'altra. Se poi però guardiamo il libro che c'è sulla mensola, quel libro è un'opera di Edgar Allan Poe ed è riflessa perfettamente nello specchio, in modo esemplare. E quindi è una provocazione, perché è un po' come se Magritte avesse detto a Edward James: sai chi sei? Che cosa vedi tu quando ti rifletti? Vuoi tanti quadri, vuoi tanti ritratti di te stesso, ma tu conosci il tuo volto, se tu non conosci il tuo volto io non posso farlo. E per inciso Edward James è stato definito da Dalì il personaggio più matto che lui avesse mai incontrato, non che Dalì fosse la persona più normale e lineare. E quindi mi piaceva farvelo vedere. E poi, se parliamo di riconoscimento e se parliamo di un bisogno fondamentale dell'incontro con l'altro, da filosofa non posso che ricordare la lotta del riconoscimento di Hegel, perché Hegel l'aveva teorizzato. Hegel aveva detto: ogni autocoscienza, e quindi ognuno di noi, per esistere deve essere riconosciuto da un'altra autocoscienza. E parla della lotta servo-signore.
il Signore è colui che rischia la vita. Rischia la vita per poter essere definito Signore. Il servo non ha voglia di rischiare la vita. Lui vuole vivere, si accontenta di essere parte del mondo della natura e si accontenta di lavorare per il Signore, di trasformare la natura e di trasformare la natura per le esigenze sue e quelle del Signore. Però, così facendo, il servo diventa Signore, perché grazie al lavoro il servo riesce a dominare la natura, riesce a farsi riconoscere da qualcun altro che è il Signore, e si ha un'inversione di ruoli. Però comunque in questa inversione di ruoli quel che resta è questo bisogno dell'incontro con l'altro. Un primo incontro siamo noi, un secondo incontro è quello continuo. E poi la maschera. La maschera, appunto, potremmo pensare alla maschera africana, oppure possiamo pensare alla maschera come questa di Perseo, che Perseo tiene in mano, che è il volto di Medusa. C'è questo mito, e anche nei miti credo molto, perché ci aiutano un po' a delineare quelle che sono le nostre soglie, quindi quelli che sono questi strumenti con un occhio diverso. Perseo nel mito è andato nell'Ade perché per il tiranno dell'isola in cui viveva e per le nozze lui non aveva un cavallo da regalargli. E allora ha detto: va bene, io non ho un cavallo da regalare a Polidette, che è il tiranno, però io sono più coraggioso di tutti gli altri, io posso regalargli la testa di Medusa. Medusa è questa figura mostruosa che vive nell'Ade e che pietrifica tutti coloro che incontrano il suo sguardo. In tanti già ci avevano provato e nessuno c'era riuscito. Per sé è sicuro di farcela. Arriva nell'Ade e quindi nel sottosuolo, e dico questo sempre perché lo ritroviamo alla fine, comunque arriva nell'Ade e trova le tre grazie. Tramite un inganno riesce a farsi dare da queste tre grazie un sacco dove mettere la testa di Medusa, dei sandali alati che gli permettono di usare lo spazio in un modo differente, e il copricapo dell'Ade. Il copricapo dell'Ade è uno strumento magico perché gli consente di diventare invisibile. Grazie a questi tre strumenti e grazie ad altri due strumenti, uno è un falcetto che gli viene donato da Atena, che è certo utile, ma di un'utilità evidente, e grazie a un altro strumento che gli viene dato da Atena, che è lo scudo che riflette, Perseo riesce ad arrivare nell'Ade, a vedere lo sguardo di Medusa mediata dallo specchio, dallo scudo che riflette, riesce a tagliare la testa di Medusa e riesce a tornare nel mondo. Tornando nel mondo, lui ha in mano una maschera, che è un volto, e grazie a questa maschera lui diventa uomo, ha dimostrato il suo coraggio. Quindi è un racconto di iniziazione in cui Perseo cambia volto e indossa una maschera. Se guardiamo la maschera nella storia, riprendiamo sempre l'etimologia e partiamo dall'etimologia di teatro. L'etimologia di teatro è curiosa perché può rimandare al verbo guardare, ma può anche rimandare all'idea di ciò che viene visto. Questo perché? Perché originariamente il teatro aveva una funzione educativa, perché originariamente il teatro era molto simile al katakali. Il katakali viene nominato in una canzone e comunque rende l'idea, perché è una continuazione di quello che era il teatro delle origini. Nel teatro delle origini, come nel katakali, non è importante che le persone stiano attente. La storia la conoscono tutti, le persone possono fare tutto quello che vogliono, perché i veri destinatari sono gli dèi. All'interno del teatro delle origini, del katakali e comunque in qualche modo un po' ancora oggi, la maschera però ha una funzione pratica dettata dal fatto che consente ai personaggi di cambiare spesso volti, di essere un personaggio ma di cambiare tanti volti, consente di abolire l'identità sociale. Un re potrebbe recitare in una rappresentazione teatrale senza essere riconosciuto, per esempio. E poi c'è la bocca dischiusa che amplifica il suono. E questa è la funzione pratica della maschera.
Però abbiamo visto che esiste un'altra maschera, che è la maschera che ha indossato Perseo, che è la maschera, per esempio, dell'essere adulti. Quindi possiamo dire che una maschera è il nostro corpo, il modo in cui lo abitiamo, il modo in cui abitiamo il mondo, e non possiamo prescindere da questa nostra maschera, perché il mondo esiste se ci sono io che lo guardo. O i biologi mi direbbero: no, il mondo esiste lo stesso, l'albero in mezzo alla foresta se cade fa rumore, vero, ma se non ci sono io che lo vedo e che lo sento, e non ci sono io che lo scrivo, e non ci sono io che do un nome a quel rumore e lo descrivo, quel rumore esiste ma non esiste per me, così come il mondo esiste ma non esiste per me. E allora, ed è un po' la fenomenologia, la domanda è: esiste per davvero? Abbiamo sempre comunque bisogno della nostra maschera di corpo e della consapevolezza del nostro je, del nostro moi, che abbiamo incontrato grazie allo specchio, e quindi abbiamo un po' sempre bisogno di essere alieni, perché se noi non siamo alieni e se noi non siamo altro da quello che ci sentiamo, non possiamo stare nel mondo. Ed è una provocazione, questo l'ho già detto. E una dimostrazione di questo discorso è questo quadro di Holbeini il giovane, che credo sia il quadro che più preferisco. È alla National Gallery di Londra ed è particolare perché quando uno arriva lo vede, è più o meno a grandezza naturale e uno guarda come è fatto, è perfetto. Questi due ambasciatori sono rappresentati nella loro grandezza. Dietro di loro ci sono gli strumenti di navigazione, c'è un mappamondo con i loro possedimenti, c'è un liuto. È glorioso come rappresentazione. Ma quando uno sta per uscire dalla porta, si gira e lo riguarda perché dice: sì, bello, ma c'è qualcosa che non ho capito, non lo so, incuriosisce, richiama. Uno si gira, il quadro in qualche modo appare sfocato e quello che appare è questo. Questo appare in modo netto. Il senso del pittore, e siamo nel 1533, è che loro potevano anche essere gloriosi, avevano una maschera molto bella. Lui, pittore, aveva una maschera forse un po' meno bella, ma tutti quelli che guarderanno quel quadro hanno in comune una cosa: il destino, che è lo stesso. E quel destino, facciamo finta che non ci sia, che non ci appartenga, perché comunque è ai piedi degli ambasciatori, ma è qualcosa che ritorna e che, per quello che stiamo dicendo questa sera, è un po' il limite e l'origine della domanda chi sono io. È un po' il limite e l'origine del cercare di conoscerci, perché sappiamo di avere un limite. Nella consapevolezza di avere un limite vogliamo prendere e capire tutto quello che possiamo. E ripeto, considerando che sono passati quasi 500 anni, Holbein è stato geniale. E poi, se si parla di maschere, mi è venuto in mente, e un po' anche Lacan lo cita, del mimetismo. Lo guardavo anche prima nelle fotografie che ci sono di là, perché evidentemente il mimetismo, io ci provo a dirlo, è una maschera. È una maschera che gli animali scelgono di indossare. E in fondo il nostro essere animali in qualche modo è simile al mondo degli insetti, per esempio. Abbiamo tutti un linguaggio, abbiamo tutti un vivere in modo associato, però, diversamente forse dagli insetti, loro hanno un istinto molto più forte. Noi abbiamo una storia, una contingenza e poi abbiamo un'immaginazione. E forse il mimetismo lo troviamo negli animali e lo ritroviamo nell'uomo più nella sua parte legata all'immaginazione. Perché se ripensiamo ai miti e se pensiamo a delle forme di mimetismo, ritroviamo il travestimento, la mimetizzazione e l'intimidazione, e sono tutte e tre cose
che ritroviamo appunto nel mito, e se pensiamo al travestimento, il travestimento lo troviamo nella maschera in sé. Se pensiamo alla mimetizzazione, lo troviamo nel copricapo dell'Ade di Perseo, lo troviamo nel voler essere invisibile, lo troviamo nel... la finalità del copricapo, non l'ho detto prima, era quella di essere invisibile, lo ritroviamo nei racconti di oggi, se pensiamo a Harry Potter, uno degli strumenti fondamentali è il mantello dell'invisibilità, e quindi è una cosa che ci affascina e che forse ci affascina perché abbiamo imparato a guardarlo e a vederlo negli animali. E poi l'intimidazione. L'intimidazione è un'azione dimostrativa che è legata a un organo particolare e che lo ritroviamo in questi animali, ed è legato a un organo che è l'occhio. Si chiamano ocelli e sono dei finti occhi, o meglio, siamo noi a dire che sono dei finti occhi. Quale sia poi lo scopo effettivo in natura, io evidentemente non lo so, però mi viene da pensare che sia quello di, appunto, di spaventare, sia quello di incutere timore. E se pensiamo all'uso dell'occhio da parte dell'uomo, l'uomo disegna occhi per sconfiggere che cosa? Per sconfiggere il malocchio, e quest'idea dell'occhio ritorna. Disegna, se pensiamo al mondo islamico, l'occhio è ancora molto forte come simbolo di protezione, ma veniva dipinto sui tridenti, perché così si pensava che nell'acqua, vedendo gli occhi, i mostri, gli spiriti sarebbero scappati. Però c'è quest'idea dell'occhio che incute paura, e forse noi uomini anche questo l'abbiamo imparato dagli animali. E poi Alice nel Paese delle Meraviglie, nei due racconti arriva a fare quello che io ho descritto fino ad ora, e io l'ho descritto fino ad ora legato alla soggettività, legato quindi alla formazione del mio io, perché nella formazione del mio io ad essere importanti sono con Narciso lo specchio e con Perseo il sottosuolo. Alice, diversamente da quel film che ha fatto Tim Burton, che secondo me non ha letto tanto Carlo, ha deciso di leggerlo e di interpretarlo come vuole, perché in quel film Alice finisce che diventa grande. In realtà no, Alice non diventa grande, non è un percorso suo per Alice, ma è un percorso suo di conoscenza del mondo. Lei ha bisogno di incontrare l'altro mondo per tornare in questo mondo. E Alice cosa fa? Alice oltrepassa le soglie. Oltrepassa la soglia dello specchio nel racconto, nel secondo racconto di Carroll, che è attraverso lo specchio quel che Alice vi trovò, ma che in realtà è un po' passato e rimane solo come Alice attraverso lo specchio. Quindi Alice attraversa lo specchio e Alice va nel sottosuolo, cade nella tana del coniglio, va nel sottosuolo come era andato Perseo. E che cosa incontra Alice? Alice incontra un mondo tutto alla rovescia, un mondo alla rovescia in cui ritroviamo degli elementi ricorrenti, in cui ritroviamo tipici elementi delle fiabe vittoriane, che è l'epoca in cui si colloca Carroll. Troviamo gli animali che parlano, per esempio, ma troviamo anche una serie di nonsensi che rendono il racconto curioso anche per noi adulti. E poi troviamo che tutto è relativo, perché Alice, quando sta per cadere, pensa alla sua gatta e dice: i gatti mangiano i pipistrelli o i pipistrelli mangiano i gatti? E poi dice: boh, in fondo cosa cambia? È uguale. Oppure troviamo il fatto che mentre lei sta cadendo, lei dice: o il cunicolo è molto lungo o io sto cadendo molto lentamente. È tutto invertito. Abbiamo qualcosa di paradossale come un sorriso di un gatto senza gatto. Eppure tutto questo ha un'utilità. L'evento, la parte del racconto forse più interessante, è l'incontro del cervetto. Alice va in questo bosco, se non sbaglio in attraverso lo specchio, e incontra un cervo. All'interno di questo bosco Alice e il cervo sono molto legati, riescono a dialogare, però Alice non si dà pace perché non riesce a ricordarsi come si chiama. E
E allora il cervo le dice: usciamo dal bosco, perché se usciamo dal bosco tu ti ricorderai come ti chiami. Usciti dal bosco, Alice si ricorda come si chiama, ma anche il cervo si ricorda chi è, e quindi fugge. In qualche modo nel mondo oltre lo specchio escono da una dinamica di racconto e quindi di in realtà, arrivano nel mondo della parola, nel mondo della parola Alice acquisisce consapevolezza di chi è, ma anche il cervo, e quindi fugge. E poi la cosa forse più importante di Alice nel Paese delle Meraviglie è il suo continuamente cambiamento di statura. Alice continua a cambiare statura per adattarsi alle situazioni, ma Alice cambia statura perché ha bisogno di guardare il mondo con occhi diversi. Ha bisogno di guardare il mondo da diversi punti di vista, perché come le dice il bruco, chi dice che 7,5 cm non sono una bella statura? Lei si lamenta con il bruco e il bruco dice: io con 7,5 cm ci vivo bene. Però Alice ha bisogno di incontrare, ha bisogno di vedere, e poi non resta in quei mondi. Alice ritorna nel mondo che c'è qui e ritorna nel mondo che c'è qui con una consapevolezza diversa. E quindi in qualche modo Alice riesce a fare un percorso non più legato alla soggettività, ma un percorso legato un po' più ampio, un percorso legato al mondo. E ho finito.